Nel mondo della fiction si scorge l'ascesa di un nuovo tipo di racconto, è quello del podcast. Il fumetto o la narrativa sono quei generi che beneficeranno maggiormente del nuovo rinascimento dell'audio. Dirti Diana è il podcast erotico di Demi Moore. Stars shining bright above you. It makes me want to touch myself. Che racconta la storia di un matrimonio fallito e delle perversioni dei due coniugi narrati dalla sensuale voce della protagonista di Proposto Indecente e di Ghost. The Two Princess è il podcast di Gimlet Media che racconta la storia di due principi, di due regni in guerra tra di loro che diventeranno alleati per salvare i loro regni e finiranno per innamorarsi l'uno dell'altro. Un podcast fantasy e di un romanticismo non convenzionale che anno su anno continua a riscuotere consensi. Ad Hollywood, infatti, anziché investire 10 o 100 volte di più per una produzione broadcast in video, si testa prima una buona storia nella produzione di fiction audio grazie alle opportunità delle piattaforme podcast. Mi chiamo Damiano Crognali, sono un giornalista e l'autore del libro Podcast, edito per Roi Edizioni, nel quale indago e racconto lo scenario che si trova davanti il mondo dell'intrattenimento o dell'informazione grazie ai podcast. La Warner Bros., che conta Superman e Batman tra i personaggi dei suoi fumetti, ha firmato un'esclusiva per creare storie in podcast per Spotify. La Marvel ha messo insieme un gruppo di supereroi del podcast per adattare le sue storie e pubblicazioni a fumetti, creando due stagioni di Wolverine e di altri suoi personaggi. Sempre più spesso vedremo romanzi o favole che avranno la loro versione podcast. Questo genere di contenuti podcast è interessante per gli spin-off audio di film e serie video, al fine di sondare il terreno prima di investire in nuove serie ed eventualmente per adattarli al video. E inoltre gli permette di raggiungere un nuovo pubblico che di solito non è interessato ai film. Ed è al tempo stesso un'opportunità per tantissimi creativi, dai registi audio agli scrittori di podcast, ai sound designer, che hanno una nuova opportunità di impiegare il loro talento. Ne parlo nel mio libro, Podcast. Lo trovi in libreria e sugli store online. Fammi sapere che cosa ne pensi.